Allora, grazie ovviamente alle istituzioni per l'invito, in particolare al Ministero dell'Ambiente, e grazie anche sempre al Ministero dell'Ambiente per aver coinvolto l'autorità nei lavori del gruppo che si è occupato della redazione del decreto di cui stiamo ovviamente discutendo oggi, che è molto importante ed era previsto già da tempo ed è un tassello fondamentale, immagino, nel completamento di una disciplina nazionale sulla regolazione dell'acqua, ma soprattutto anche dei servizi idrici, che da tanto tempo attende un riordino che permetta a tutti gli operatori di poter operare secondo criteri e modalità chiare e condivise. Quindi ovviamente è un passaggio importante per la forza, un decreto che tende spesso a sminuire, ma in realtà è un passaggio che tenderei a sottolineare come fondamentale e molto utile alla stabilizzazione del settore. Si è fatto riferimento a un connotato che ne sancisce la diretta derivazione da principi comunitari e credo che questo sia un connotato che è comune anche all'azione che dal nostro punto di vista per quanto riguarda l'autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico è presente dal momento in cui ha iniziato a occuparsi anche dell'energia all'inizio ma soprattutto nel servizio idrico a partire dal 2012. Chi di voi ha avuto la possibilità, non è probabilmente una fortuna, di studiare anche la prima deliberazione dell'MTT del 2012 ricorderà che c'erano ben 16 pagine di cosiddetta parte emotiva che richiamava e ricostruiva ripercorreva tutti i tasselli del diritto comunitario che aiutano a disegnare una disciplina, in quel caso tariffaria, ma in generale del servizio idrico nel nostro paese. Ed è spesso molto utile ripercorrerli perché già là si trovano molte risposte a tante discussioni che spesso noi tendiamo comunque a replicare, forse per tenerci in esercizio. Diciamo. Fare un ripasso. Ma questo era... la presentazione è, come potete immaginare, piuttosto noiosa, quindi io la abbrevierei, poi noioso l'interprete, noioso la presentazione, diventa una cosa impossibile. Salterei la parte comunitaria perché ho fatto questo slancio di principi e quindi non mi metto a ripercorrere tra direttiva e comunicazione quali sono i tratti salienti della disciplina che conoscete anche molto meglio di me e andrei direttamente alla diapositiva numero 8 che è la più brutta di tutte, ma per dire, quindi non parliamo di algebra ovviamente, ma il punto 4 è la definizione che è stata data nella deliberazione 643 degli environmental and resource cost, che è stata definita all'epoca era dicembre 2013 e all'epoca, prima quindi che il decreto venisse emanato, ma si iniziava già a discutere, a interloquire con la dottoressa Colaizzi che conosco da prima del 2013, a discutere di come in Italia si poteva dare attuazione a dei principi e criteri comunitari che erano noti e scolpiti nella direttiva dal 2000 e che si faceva comunque fatica a trovare, a rinvenirne traccia nell'ordinamento nazionale se non di nuovo in principi però ben poco declinati, quali ad esempio quelli richiamati dall'articolo 154 del codice ambientale che ripeteva questi principi ma di fatto ne rinviava l'attuazione a provvedimenti attuativi che dal 2006, quando era stato adottato quel codice, non erano ancora entrati in vigore, quindi erano principi in attesa di attuazione. Lo stesso DN70 poi li aveva richiamati, quindi è inutile stare a ripercorrere tutta una vicenda di legislazione nazionale piuttosto ricca di eventi. E per la prima volta si fa questo tentativo nel 2013 di introdurre una variabile tariffaria che è stata posta ovviamente pari a zero per non destare preoccupazioni eccessive rispetto alla sua, al suo impatto, ma ha avuto quantomeno a nostro avviso il merito di chiarire a tutti, a noi ma anche ai nostri amici, colleghi, osservatori comunitari che in Italia
vi erano nelle tariffe che venivano praticate nell'ambito del servizio idrico integrato già dei costi riconducibili ai cosiddetti costi ambientali della risorsa. Il problema era la loro esplicitazione, quindi per non duplicarli si poneva questa variabile pari a zero in attesa di poter avere tutte le informazioni utili a poterle esplicitare. Quindi questo è il senso delle diapositive con le formule. Come si fanno ad esplicitare? Noi abbiamo visto che abbiamo distinto le due componenti di costo ambientale e della risorsa, perché immaginiamo che possano avere modalità di quantificazione, ma probabilmente anche trattamento tariffario o modalità applicative in futuro che possano essere molto diverse tra i due. Quindi per adesso abbiamo definito due distinte variabili che sommano, però poi non escludo che nelle elaborazioni che seguiranno possano esserci dei raffinamenti che permettano di tener conto di come trasmettere correttamente incentivi e impulsi attraverso la quantificazione di queste variabili. Poi abbiamo distinto nell'ambito dei costi ambientali cosiddetti esogeni ed endogeni, per tener conto del fatto che probabilmente una parte verrà considerata incomprimibile sulla base di un determinato arco di tempo, perché esiste comunque un arco di tempo sufficientemente lungo in cui tutto può essere considerato in qualche modo governabile e comprimibile, ma poi noi fissiamo degli intervalli di tempo, in ragione di quelli necessariamente una quota parte di costi è incomprimibile e un'altra non lo è, e questa è la razza della distinzione tra endogeno ed esogeno che abbiamo ripreso anche in questa formulazione. Nella parte costo della risorsa si è ottenuto ancora una definizione più semplice, con un'unica variabile che tiene conto del dettato comunitario di definizione appunto del costo della risorsa. Io ho già detto che è stato posto pari a zero nel 2014, vi erano degli indiziati che sono richiamati al secondo punto dell'elenco puntato, su cui si poteva ritenere che là ci fossero, nell'ambito di quegli oneri, delle componenti di costo applicate nel servizio idrico integrato che potessero essere riferibili a costo ambientale delle risorse, e quindi in quell'ambito, che erano chiamati oneri locali, si è acceso il cosiddetto faro per verificare quali di quelle voci di costo potessero essere ricondotte a quel tipo di onere. Chiaramente sto parlando di due annualità che non sono al momento interessate dalla revisione dei piani di gestione, che recepiranno immagino in modo compiuto le indicazioni contenute nel decreto, e quindi a mia volta immagino che al di là di questi primi esperimenti, che è quello di cui stiamo parlando oggi, anche per il 2015, dalle prossime proposte tariffarie possano esserci dei primi segnali di quali sarà, di come poi si tradurrà l'adozione del decreto nei piani di gestione, e come poi in sede di coordinamento tra piani di gestione e di programmazione di livello di ambito si possa avere una diversa e più matura esplicitazione di questo tipo di oneri. Poi abbiamo avuto un caso che ci ha segnalato, e che ovviamente è noto perché è stato oggetto di una deliberazione esplicita, che fa esplicitamente riferimento alla quantificazione degli oneri ambientali, e ci ha segnalato una possibile entità non trascurabile anche a livello locale di questo tipo di oneri, che noi abbiamo quindi isolato, evidenziato e considerato come una prima casistica tale da poter informare successive consultazioni e analisi che si riferissero nello specifico a quel tipo di attività. Quindi, andando avanti, abbiamo fatto la consultazione e abbiamo chiesto a tutti i soggetti interessati quali potessero essere gli oneri che loro ritenevano riconducibili a questo tipo di casistica, sempre con l'intenzione di poter giungere ad esplicitare, a partire da quest'anno, questo tipo di oneri. Con la successiva determina 4/2015 e quindi l'avvio della nuova raccolta dati, vi è in questo prospetto di raccolta dati una sezione specifica per raccogliere informazioni che si riferiscono appunto
a costo ambientale delle risorse, noi immaginiamo che a valle di questo raccolto dati, con riferimento a queste annualità, saremo in grado di poter quantificare, come è stato detto, o meglio, sulla base degli impegni che lo Stato italiano ha già assunto a livello comunitario, di poter quantificare dal giugno di quest'anno la quota parte di costo ambientale delle risorse già inserita in tariffa. E se ricordo quello che è stato detto dal collega del Ministero delle Politiche Agricole, probabilmente è una prassi leggermente più avanzata di quella che viene usata in altri settori. E quindi noi vigileremo con grande attenzione affinché, sulla base anche di quello che era riportato in una delle diapositive presentate prima, non ci sia un unico settore che paga i costi ambientali di tutti, però questo poi con i numeri che saranno a disposizione sarà, credo, più agevole da verificare. Qual è l'elemento su cui poi tendo a sottolineare e a far porre la vostra attenzione? L'avvio del tavolo sull'unbundling, che è, mi rendo conto, sotto certi profili, un'ennesima attività che porta a far consumare tempo, è un investimento, a mio avviso, molto utile nel caso del servizio idrico, perché a valle della definizione di regole di unbundling e quindi di condivisa e corretta imputazione degli oneri che si riferiscono alla fornitura del servizio idrico integrato, sarà possibile avere una quantificazione delle componenti di costo ambientale della risorsa fondato su una ripartizione della contabilità e quindi una diretta imputazione degli oneri da parte degli operatori. E credo che questo sarà, l'Italia, da questo punto di vista, sarà il primo paese a livello comunitario ad Siamo averlo. troppo L'ho bravi. detto un sacco di volte alla dottoressa Colaizzi e ai nostri colleghi, non so quanto ho visto anche qualcuno del gruppo di lavoro, del Working Group Economics della Commissione Europea, non so quanto questo sia stato Enfatizzato. enfatizzato e compreso, però immagino che se un paese come l'Italia, che per carità non ha brillato, diciamo, per attivismo nella voglia di applicare da subito la direttiva quadro in modo, diciamo, pienamente ortodosso, diciamo così, no? Ma ha avuto un po' di tentennamenti, diciamo, ci ha voluto pensare bene. Se però dopo questa riflessione così accurata si presenta con una quantificazione di questi costi sulla base di una procedura di unbundling, secondo me è un fatto di cui la Commissione dovrebbe tener conto, dovrebbe considerarlo anche come una pratica da promuovere. Cioè, mi piacerebbe che i nostri colleghi degli altri paesi, quando vengono a quantificare gli ERC, più che fare ragionamenti di grandi criteri o filosofici sui metodi di quantificazione, dicessero puntualmente quali oneri e perché hanno collocato in quella voce di costo, cosa che quelle volte che ci sono stato non ho visto uno che lo faceva. Poi c'è un altro caso, questa è una formula che è molto più brutta a vedersi che non, in realtà poi non è così. Che mi hanno sempre Non insulti, è così. parlacce e fanno paura queste cose. No, però un caso che noi tendiamo a collegare come, diciamo, ragionamento, come inquadramento della tematica regolatoria, quello del recupero degli ERC, è la quantificazione delle tariffe per usi industriali. Là si va, è un criterio di articolazione, è il primo criterio di articolazione che l'autorità definirà nell'ambito del suo mandato, quindi è vero, e questo. Ovviamente l'attività è ancora in corso, gli elementi istruttori acquisiti sono molti di più di quelli che ogni rosea previsione poteva fare immaginare che fossero disponibili, quindi è arrivato moltissimo materiale, moltissimi dati, e questo ci permette ovviamente di poter considerare molte più informazioni, ma non ci permette di chiudere il procedimento nei tempi che ci eravamo dati quando l'abbiamo avviato, per cui già siamo qualche mese oltre, quindi non i 25 giorni della Mica. dottoressa Colaizzi, ma qualcuno in più, però contiamo di poter arrivare ad una prima definizione di questo tipo di criteri comunque entro la pausa estiva, entro il mese di giugno, diciamo così,
e poter avere poi ovviamente tempo ulteriore per poter definire nell'ambito anche e monitorando le prime applicazioni di questa regola gli accorgimenti necessari, le modifiche da porre in essere per i successivi periodi regolatori. Però anche qua è un caso in cui, e anche questo credo che potrebbe essere, una volta definito, utilmente proposto anche nelle sedi comunitarie, per far vedere che al di là delle condizionalità, non abbiamo fatto tutto questo lavoro Così. perché avevamo paura che ci togliessero i fondi, per carità, quindi l'abbiamo fatto. Ma visto che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto anche tutta una serie di attività che a mio avviso sarebbe utile riportare in quella sede e far vedere che. Possiamo prendere questo qui? Oppure ci No, presentate voi un attimo quello qualcosa? lì poi quando sarà. Poi un piccolo richiamo alle ulteriori attività, è l'ultima diapositiva che vi mostro. Con riferimento alcuni mi hanno chiesto se nell'ambito della raccolta dati era necessario approvare una diversa proposta tariffaria per poter dire che un valore di costo di ERC era stato quantificato. No, la risposta è no. Cioè, la proposta tariffaria può essere rettificata sulla base di un'approvazione che interviene anche successivamente. A noi interessa il dato che viene quantificato nell'ambito delle proposte tariffarie esistenti. Poi è chiaro che formalmente gli addendi andranno riformulati, perché ce n'è uno che non è più zero e altri che si riducono, però questo può avvenire anche dopo. Non stiamo attenti al tenore formale della quantificazione. A noi interessa che la quantificazione sia corretta. Quello che non vogliamo è che ci vengano comunicati più dati di ERC in più periodi riferiti allo stesso anno. Quello no, perché se no andiamo a dire a Bruxelles a dare delle informazioni che sono ovviamente non fondate. Quindi da questo punto di vista io nel rinnovare appunto, nel richiamare l'attenzione alla raccolta dati in essere che ci permetterà di fornire tutti questi elementi, tendo anche a sottolineare il fatto che siamo meno attenti su questo aspetto, alla parte squisitamente formale, e molto più attenti a quella di merito. Poi ci sono altre attività che sono ovviamente in corso e che in parte si riferiscono a quello che vi ho appena detto, in parte si riferiscono ad altre competenze che l'autorità esercita nel settore. È stato anche chiesto se c'era una previsione sull'uscita del primo documento di consultazione sulla tariffa. Non c'è una previsione. Non c'è una previsione, noi immaginiamo comunque che quantomeno sarà tenuta la tempistica che avevamo utilizzato nell'anno 2013, quindi inizieremo a entrare nel vivo della discussione sulla riforma del metodo tariffario a partire dai mesi di giugno-luglio. Lo so che poi qualcuno dice, ah, ma sempre d'agosto mi fate lavorare. E tutti a dire sì, vabbè. Ma non è una. Non è, se fosse possibile farlo prima, vi assicuro che lo farete. Non vorrei che poi qualcuno si affezionasse all'idea, non vorrei che poi. Esatto, cioè Dice cosa faccio da vostro. questo non si può. Si fermo qua, grazie. Grazie mille. A questo punto chiediamo magari ecco, di dare un supporto ai nostri colleghi che ci rappresentano in commissione del gruppo economico comunitario, in modo che l'impegno formale anche qui davanti a tutti, ne approfitto, metto sempre i compitini a casa, tant'è che sono la signorina Rottermeier. Allora, adesso abbiamo l'intervento del dottor Mattei.